Benvenuti a questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video e oggi si parla di come comprare eticamente. Non sto parlando solo di vestiti, ma sto parlando in generale di come fare dello shopping etico in maniera buona, sia per te che per l'ambiente. Bene, io ho fatto un video sulle catene fast fashion, quindi questo riguarda principalmente i vestiti e ve lo lascerò linkato qua sopra. Quel video è veramente importantissimo, vi prego, guardatelo, è molto molto importante. Prima di guardare questo video, io in questo video non spiegherò cosa sono le catene fast fashion, non spiegherò, non parlerò di quanto odio quelle catene, ma parleremo solo di cosa fare per essere più bravi nel nostro shopping. Bene, allora partiamo dai vestiti, va bene? Primissima cosa importantissima per quanto riguarda i vestiti è un'app. È un'app che vi aiuterà tantissimo a capire se un brand che state comprando, che siete sul punto di comprare, è etico o meno. Questa app si chiama Good On You. La loro promoter è Emma Watson, quindi insomma, e appunto su questa catena, quando voi fate le ricerche, potete cercare qualsiasi brand, spesso non troverete tutti i brand possibili. Infatti a me è capitato spesso di non trovare quei brand, quindi dovevo andare magari su Google, andare sul sito di quel brand e capire un po' dove fanno le loro cose, se parlano della questione etica o meno, eccetera eccetera. Però però Good On You è abbastanza una per brand super famosi, li trovate assolutamente. Quindi questo è un buon inizio per capire se quello che state comprando è etico o meno. Un'altra cosa è appunto, se proprio quel brand non sapete se sia etico o meno, è molto importante guardare i materiali che sono stati usati per appunto fare quei vestiti. Diciamo che i materiali migliori che si possono avere sono il lino, il bambù, la canapa, il cotone biologico, perché il cotone sì, è un buon materiale, sì, diciamo i vestiti sono di qualità, però il cotone normale purtroppo ha portato a tante deforestazioni, quindi diciamo che anche il cotone, per quanto il vestito sia di buona qualità, comunque il cotone ha un po' una dark side, diciamo. Però ovviamente se comprate una cosa di 100% cotone e sapete che la utilizzerete tutta la vostra vita, quello comunque è un acquisto migliore rispetto a comprare una cosa sintetica da H&M, se vogliamo metterla su questo piano, ecco. Per esempio io mi sono comprata proprio oggi due vestitini in lino. Uno l'ho trovato in un negozietto dell'usato e l'altro l'ho trovato in un negozio che vende più marche, però mi sono informata prima di prendere quel vestito, nonostante fosse nuovo, mi sono informata se quel brand di quel vestito fosse etico, però era 100% lino ed era prodotto negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, quindi mi sono informata, sono stata tipo un'ora prima di comprare un cacchio di vestito, ecco. Quindi diciamo che anche questo è un buon modo per capire quello che si compra. Il problema delle catene fast fashion, oltre a distruggere il pianeta, schiavizzare le persone, tutte queste cose molto belle, è proprio il fatto che i vestiti fatti di polistirene o plastica, che è praticamente plastica il polistirene, rilasciano delle microplastiche. Questo è principalmente il problema, oltre alle altre motivazioni, è che quando voi lavate i vestiti, questi vestiti di queste catene fast fashion rilasciano delle microplastiche. Queste microplastiche giustamente sono così piccole che non le vediamo nemmeno, vanno nell'acqua. Queste microplastiche vengono mangiate dai pesciolini, quei pesciolini poi magari voi li mangiate, ecco, quindi diciamo che è un circolo continuo, diciamo. Quindi è sempre meglio puntare su dei capi che sono fatti di materiali più sostenibili e che sono fatti di materiali che sapete che dureranno anche molto di più. Per esempio il lino io lo detesto perché si stira molto molto difficilmente. Io mi ricordo mio padre che aveva tante camicie di lino e dicevo sempre: porca puttana, perché non ti compri camicie di polistirene, che odio stirare le tue camicie. Effettivamente lui stava già facendo delle scelte migliori rispetto a me 10 anni fa, ecco. Quindi diciamo che il lino sì, è fastidioso perché si stira veramente non si stira, però è un materiale molto buono soprattutto in estate, quando fa caldo il lino è proprio la cosa migliore. E ovviamente state attenti, non sto parlando di comprare lino da H&M, perché quello non è lino, e ve lo dico subito, nel senso, quello non è lino, deve essere 100% lino. Se un vestito è fatto di 10% lino, 90% polistirene, quello non è lino e non avrete mai la sensazione di lino come di un vestito fatto veramente 100% di lino. Quindi questo è un consiglio, di cercare magari l'app,
controllare i brand che usate. Se no, un'altra cosa bellissima è comprare usato. Ci sono i negozietti dell'usato, sono sicura che in Italia ci siano i negozietti dell'usato, perché tanta gente mi dice sì, ma tu in Canada ce li hai, noi non ce li abbiamo. Non è vero niente, semplicemente dove siete fate una ricerca veloce su Google, fate ricerca thrift shop vicino a me oppure i negozi dell'usato vicino a me, vi vengono fuori tutte le cose. Io per esempio vado nei thrift shop abbastanza, vi dico, io non compro tante cose, quindi non vado così spesso a fare shopping, però vado nei thrift shop. Se no c'è anche l'applicazione Depop, che forse tutti la conoscete, è un'applicazione dove la gente vende cose usate. Solo che io con Depop ho un grosso problema, del tipo che tanta gente ha l'impressione che Depop sia diventato così alla moda e anche i thrift shop siano diventati così alla moda, e quindi sia diventato un po' la moda comprare usato. Io sono felice di questa cosa, che comprare usato sia diventato una moda, che adesso tanta gente che vende cose li vende a prezzi un po' esorbitanti. Ovviamente c'è gente che vendi una cosa di H&M e non te la venderà a 50 dollari, ovviamente a 50 euro, 50 dollari, te la venderà a meno. Però ci sono anche tante cose che nei thrift shop vendono cose vintage, quelle costano, giustamente costano meno, ma allo stesso tempo anche in quel caso magari cercate di stare attenti comunque ai materiali, anche quando comprate usato cercate che di comprare cose che non vengano da catene fast fashion. Se proprio non c'è alternativa, va bene, è sempre meglio comprare l'usato piuttosto che comprare la nuova. Ovviamente vi dico, comprare usato è sempre una scelta migliore, oppure andate alle vendite di garage, se esistono, non lo so, oppure scambiate i vestiti con le vostre amiche, solitamente può essere un'alternativa, cioè magari avete delle amiche che avete più o meno la stessa taglia e magari lei non ha voglia più di mettere un vestito, può darvelo a voi e così via. È comunque uno scambio di cose e che restano comunque da qualche parte, ma non vanno a finire nella spazzatura e non vanno a finire nei landfill. Quindi è sempre meglio puntare veramente su usato, su comprare da siti, c'è anche il marketplace su Facebook, che anche là vendono un sacco di cose, quindi puntare sempre su. Poi ovviamente se è una cosa, devo comprarmi un vestito per domani, oh mio Dio non ci avete il tempo, ok, però non è una giustificazione, mi raccomando state attenti a quello che comprate. Giustamente anche ovviamente è sempre meglio evitare di comprare, quindi meno si consuma meglio è, però se proprio avete bisogno di qualcosa, giustamente non sto dicendo che non dovete più comprare niente nella vostra vita, anch'io non è che ho smesso di comprare cose, semplicemente quando compro una cosa ci penso mille volte, ne ho bisogno, davvero ne ho bisogno, quanto bisogno ne ho. Quindi questo è ovviamente un consiglio, non è un'imposizione, prima che qualcuno se la prenda. Per quanto riguarda invece shopping, per quanto riguarda altre cose di shopping, oltre ai vestiti, tipo scarpe, accessori, mobili, eccetera, anche quello, l'alternativa è comprare usato. C'è Kijiji, che c'è tanta gente che vende usato, ci sono i siti tipo Marketplace di Facebook, come avevo già detto. Ci sono comunque le vendite, qua in Canada ci sono le vendite di garage, dove la gente semplicemente tira fuori tutto e tu vai là e magari fai un'offerta o ci sono già i prezzi, eccetera. Quindi questa è una cosa meravigliosa, perché qua in Canada molti usano l'usato. Nei thrift shop ci sono comunque mobili, accessori, libri, tutto quanto. Quindi qua si va molto l'usato. Io apprezzo molto questa cosa, perché effettivamente ci sono tante cose che la gente vende usata che magari non è mai stata neanche aperta, o che sono cose che sono state usate per poco tempo e che possono benissimo ancora funzionare, quindi non serve buttarle via o non serve veramente cambiarla subito, però c'è tanta gente che ama cambiare dappertutto, quindi vabbè. Per quanto riguarda mobili, robe, accessori, vi dico, cioè io conoscevo tanta gente che aveva la mamma, magari o la mamma o la nonna o gli zii, che avevano le stesse taglie che loro, quindi si scambiavano spesso i vestiti. Questa cosa è molto bella, nel senso che c'è tanta gente che eredita, cioè che eredita, diciamo, vestiti dai parenti, quindi spesso anche questo è un buon modo di riutilizzare quei vestiti, perché magari vostra nonna aveva stile o vostra mamma ha stile, potete mettere le stesse cose. Io purtroppo con mia mamma abbiamo due misure di piedi completamente diverse e non abbiamo la stessa altezza, non abbiamo lo stesso peso, quindi mi è un po' difficile utilizzare i suoi vestiti, però ci sono alcune cose che magari se un giorno lei deciderà di darmeli, magari li farò stringere o che ne so, quindi anche questo è un buon modo di
riciclare le cose, riciclare, riutilizzare le cose, perché è sempre meglio di buttare via tutto e creare semplicemente della spazzatura inutile. Se non ci sono anche noi, quando ci siamo trasferiti in questo appartamento, la nonna di lui aveva appena venduto la casa, quindi ci ha dato un sacco di mobili che a lei non servivano, tipo il mobile che vedete qua dietro è stato un suo regalo. Quindi vi dico anche questo, tipo, se ci sono, avete parenti, se avete persone che vogliono sbarazzarsi di qualche cosa, e a voi quella cosa serve, io non vi sto dicendo di raccattare cose inutili, sto dicendo se questa cosa a voi serve, assolutamente prendetela. C'è una cosa nuova, questo mobiletto qua io l'ho dovuto ridipingere perché è abbastanza vecchiotto, abbastanza vintage, però l'ho dovuto ridipingere, ho dovuto pulire un attimo, eccetera eccetera, però alla fine si può, tutto si può riutilizzare. Per quanto riguarda la tecnologia, so, io per esempio, io per prima non mi fido molto a comprare cose tecnologiche usate, soprattutto per quanto riguarda il computer. Magari i telefoni ancora li comprerei usati senza problemi, ma il computer è proprio una cosa che tanta gente che vende i computer al giorno d'oggi sono computer che sono di vecchia data, diciamo. Io il mio computer, che ho cambiato da poco il mio computer, però il mio computer aveva 6 anni. Il mio computer di 6 anni, cioè funziona ancora, ma non è un computer che io potrei avere la faccia tosta di vendere dicendo sì, bellissimo. No, no, semplicemente ho deciso che lo resetterò e lo riciclerò, lo porterò in un centro di riciclo. Anche questo, state attenti, mi raccomando, se avete qualcosa, cose tipo batterie, elettronici, cose elettroniche, cioè qualsiasi cosa elettronica, cercate sempre un centro vicino a voi che ricicli queste cose, non buttatele nella spazzatura, perché non si ricicla, se mettete nel riciclaggio non si ricicleranno mai. Dovete veramente portarlo in un centro che si occupa proprio di prendere elettronici, elettrodomestici e tutto quanto. Infatti l'altro giorno mi hanno portato l'aspirapolvere, per dirvi. E niente, quindi io per esempio, appunto, non mi fido a comprare un computer, a meno che non sia un computer uscito quest'anno che il tizio lo vende perché dice boh, non ne ho più bisogno, è un'altra cosa. Ma uno che mi vende un computer del 2014, dico sì, ciccio, anch'io ho il computer del 2014, ma vorrei uno nuovo. Però i telefoni, trovo che i telefoni è già più facile trovarne di usati, proprio perché la gente ha la tendenza di cambiare telefono come mutande. Non so perché, io il mio telefono ce l'ho da 3 anni, meraviglioso, stupendo, caro, bellissimo, l'ho fatto cadere. Eppure nel cesso funziona ancora, adoro. Però tipo tanti elettrodomestici, noi abbiamo comprato niente di nuovo, cioè non ho cose nuove a parte la mia macchina da caffè che l'ho comprata nuova, quella sì, però per il resto abbiamo quasi tutto usato. Il telefono appunto l'ho comprato nuovo, me l'ho comprato tipo 3 anni fa. Però ci sono certi, diciamo, ci sono certi elettrodomestici, certe cose elettroniche che si possono tranquillamente comprare usate senza aver paura che quella cosa si spacchi. Poi bisogna ovviamente vedere anche le condizioni in quali un prodotto è, perché c'è gente che magari vende una cosa che l'ha trattata come non so cosa e la vende e dice sì, certo. Io per esempio le mie cose le tratto davvero bene, e quindi se arrivassi a vendere qualcosa so che è stato trattato bene. Ok, adesso ho detto che il mio telefono è caduto nel cesso, la gente non mi prenderà manco sul serio, ma non importa. Però sì, diciamo che è vero che non ci si può fidare molto. Per esempio anche la macchina, noi la macchina l'abbiamo comprata usata, cioè non hai bisogno di comprare una macchina nuova, uno perché costa un sacco di soldi, una volta che tu esci dalla concessionaria la tua macchina è scaduta di 50% del prezzo, quindi non ha senso sprecare soldi su certe cose. E per esempio io su certe cose tengo a comprarle nuove, tipo il computer. Ci tenevo a comprarlo nuovo perché non ho trovato niente di usato, vi giuro, ho cercato per mesi qualcosa di usato che fosse un po' più recente. Però se dovessi ricomprarmi un giorno un telefono, sicuramente punterei su qualcuno che magari ha un telefono abbastanza recente ma che lo vende boh, per motivi X. E niente, basta, la smetto di blatterare perché boh, ho parlato troppo, decisamente troppo. Noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se voi avete mai comprato qualcosa di usato, se avete avuto esperienze brutte dell'usato, oppure se avete intenzione di comprare qualcosa di usato, oppure fatemi sapere qualsiasi cosa, ecco. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!